dovrebbe partire la registrazione. Sì, dovrebbe essere partita, anche se non mi ha dato nessun messaggio di partenza, ma non importa, oggi va un po' così. La parola alla dottoressa Marini. Ciao Antonietta, grazie di essere con noi. Ciao Simona, allora innanzitutto un benvenuto a tutti i docenti che si sono collegati o i dirigenti scolastici da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana che io qui rappresento come referente istituzionale per eTwinning e come referente per la promozione della dimensione europea dell'insegnamento. E in questa veste non posso che essere felice di questo intervento e ringrazio le due ambasciatrici, Nadia e Laura. Per aver, diciamo, costruito questo momento di formazione che vedrete bellissimo, che tocca un tasto molto sensibile per tutti noi e che è un tasto centrale nella politica educativa dell'Unione Europea. Se c'è una cosa che viene chiesta a tutti i docenti in Europa, negli ultimi documenti, è di essere educatori alla sostenibilità. Quindi, di fronte a questo tema, nessuno si deve tirare indietro. E essere educatori alla sostenibilità costruendo dei percorsi con i propri colleghi in Europa, o perché si fa un progetto eTwinning, quindi magari lavorando a distanza, o perché si costruisce un progetto Erasmus insieme, penso davvero che sia un modo veramente unico per formare i futuri cittadini europei. Quindi io li ringrazio davvero tanto per quello e vi saluto e mi metto in silenzio, in mobilità silenziosa, perché voglio anch'io imparare un sacco di cose su questo tema. Quindi davvero grazie, ringrazio Simona per tutto il lavoro che fa nel coordinamento del piano e anche nell'organizzazione di questo evento. E quindi saluto tutti e buon webinar a tutti e buona formazione. Grazie mille davvero della tua presentazione e la caratteristica di questo gruppo è davvero aver sempre lavorato in grande sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale che ovviamente coprogetta insieme a noi, ma diciamo co non solo coordina formalmente, ma veramente c'è lavoro di pianificazione fra la referente istituzionale. Gli ambasciatori, il gruppo degli ambasciatori Erasmus, sapete che gli ambasciatori Erasmus sono una figura recente del programma europeo Erasmus+. Alcuni di loro erano ambasciatori ed ambasciatrici Twinning e sono diventati anche ambasciatori Erasmus, per cui raccolgono, diciamo, rappresentano entrambi i movimenti, il programma Erasmus e l'azione Twinning che adesso è, come forse sapete, sulla piattaforma ESEP, e non esiste più una piattaforma Twinning.net, è migrata su una piattaforma che si chiama ESEP e all'interno di questa piattaforma trovate un sito eTwinning che ha una veste nuova, un po' diversa. Ci sono stati dei problemi tecnici che sono in fase di risoluzione, però insomma, diciamo, il futuro è eTwinning ed Erasmus ancora più insieme. Vi racconto brevemente quali sono i nostri progetti futuri, il nostro piano di formazione regionale, un piano biennale e realizziamo, come è un po' la nostra storia e il nostro DNA, molti eventi online, l'abbiamo sempre fatto, ci abbiamo sempre creduto moltissimo, anche molto prima che, diciamo, il Covid-19 ci costringesse a fare scuola e a fare formazione online, ma organizziamo ovviamente anche seminari in presenza. A parte questo webinar di oggi, noi abbiamo in previsione un seminario in presenza il 30 novembre a Pisa all'Istituto Leonardo da Vinci Fascetti e in quell'occasione, quindi il 30 novembre prossimo, parleremo in particolare di eTwinning e poi il 5 di dicembre abbiamo un seminario in presenza a Porto Santo Stefano in provincia di Grosseto e sarà un seminario di livello, diciamo, chiamiamolo principianti con una parola, diciamo così, riduttiva, ma comunque per i neofiti di eTwinning e di Erasmus, e ci saranno Laura Bozzi e Nadia Buti che sono qui con noi.
quindi Porto Santo Stefano in provincia di Grosseto. Il 6 di dicembre faremo un altro webinar che insieme a questo devo dire è un webinar a cui io tengo moltissimo perché quello di oggi è un tema che è una delle quattro priorità del programma di istruzione e formazione Erasmus+. Il tema del 6 di dicembre sarà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in e-twinning ed Erasmus, quindi nei progetti e quindi naturalmente nella didattica quotidiana. Quindi racconteremo che cosa si può fare fondamentalmente con ChatGPT e con altri applicativi che sono utilizzabili per la didattica. A seguire ci sarà un evento organizzato, un seminario per celebrare e festeggiare insieme le Twinning Schools che sarà a Firenze. Aiutami Antonietta, sarà il 13, vero? Perché io non me lo sono. Votiamo proprio oggi in anteprima, il 13. Esatto, il 13, benissimo, quindi il 13 Firenze in presenza e poi stiamo inserendo, no, mi sono dimenticata il webinar, quello di Laura e Riccardo Riccieri sulle piccole scuole. Scusa Laura, e ricordami tu la data perché io l'ho saltata. 11 dicembre. Allora, 11 dicembre, quindi dopo il 6 webinar su ChatGPT ci sarà l'11 dicembre un webinar con Laura Bozzi e Riccardo Riccieri, che è un altro nostro ambasciatore, e sarà dedicato alle piccole scuole. Anche questo è un tema importante per i twinning. Sapete che l'Unità Nazionale recentemente se n'è occupata, quindi ci piace molto lanciare anche sulla regione e sulle scuole della regione questo tema molto molto importante. Io passerei la parola a Nadia Buti. Nadia Buti, come vedete, è ambasciatrice, ve l'ho già detto, ambasciatrice Erasmus+ Scuola, viene dall'Istituto Comprensivo Marconi di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. È una veterana, si può dire, soprattutto di Sì, anche per Erasmus, l'età. Comenius. E quindi diciamo ha un'esperienza di tanti anni e tanti progetti legati alla prospettiva europea con i bambini e con le bambine. E poi passeremo la parola a Laura Bozzi, che è ambasciatrice Erasmus+ Scuola. Anche lei adesso al momento è attiva all'ambito territoriale, l'ufficio settimo, ambito territoriale settimo, quindi della provincia di Grosseto presso l'USR Toscana, ma comunque è una docente Twinning, è una docente Erasmus e anche lei ha lavorato su molti progetti e quindi insomma avremo modo di farci raccontare un sacco di cose. Io, come vi dicevo prima, fuori dalla telecamera, inviterei chi non è al microfono di spegnere la webcam così non rubiamo banda e inizierei, scusate, sono le 18:25, le domande le lasciamo in coda per favore, quindi vi chiederei ai nostri amici che sono collegati con noi di segnarvi la domanda e di porla più tardi. Io nel frattempo aprirò e metterò il link di un documento Word, di un documento Google. Quindi non Word in chat in modo tale che voi possiate scrivere le vostre domande o se volete anche attivare il microfono e farle a voce. Nadia, la parola a Sì, te, anch'io spengo la mia allora. webcam e buon lavoro e grazie. Allora, buonasera a tutti. Allora, iniziamo con affrontare questo problema caro a tutti, non solo nella nostra pratica educativa, ma anche nella nostra vita quotidiana. E quindi vi presenterò un breve excursus sulle varie opportunità Erasmus e poi fornirò delle informazioni circa anche dei materiali da utilizzare, i documenti importantissimi da indicare o da cui prendere spunto per fare progettazioni di Twinning ed Erasmus. Puoi girare? Allora, sicuramente non vi conosciamo in dettaglio, quindi abbiamo messo, magari molti sono già informati, però abbiamo messo un piccolo richiamo. Che cos'è il programma Erasmus? Sapete, è il programma dell'Unione Europea
nel campo dell'istruzione, della formazione della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. Come tutti i programmi, ha una durata settennale, ha l'obiettivo di sostenere l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo e professionale del personale e di tutti gli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa e anche nel resto del mondo, non solo più solo a livello europeo. È importante per far appunto contribuire alla crescita sostenibile a ottenere posti di lavoro di qualità, avendo una formazione più adeguata e più rispondente alle richieste di questa società sempre più fluida e favorire naturalmente la coesione sociale e la cittadinanza europea, promuovere l'innovazione e il rafforzamento appunto dell'identità europea e della nostra consapevolezza come cittadini europei. In quanto tale, si vuole creare appunto questo programma, intende realizzare la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione che avrebbero previsto entro il 2025, sostenendo appunto l'attuazione della cooperazione fra gli stati europei e gli attori educativi dell'Unione Europea nel campo dell'istruzione e della formazione. Erasmus si articola su tre azioni, la chiave 1, mobilità per l'apprendimento, la chiave 2, attività per cooperazione tra scuole europee e enti e varie associazioni, e la chiave 3, che però riguarda, non riguarda specificamente l'istruzione. Dal 2014 eTwinning fa parte proprio. Il Twinning esisteva dal prima, dal 2005, ma questa piattaforma di collaborazione gemellaggi europei con un utilizzo specifico delle nuove tecnologie, ma ora è diventato uno strumento fondamentale anche per la disseminazione dei progetti Erasmus. Allora, l'azione chiave 1 riguarda la mobilità per lo staff e gli alunni e quindi si può fare di solito a ottobre una domanda per ottenere l'accreditamento, cioè per ottenere, diciamo, per far approvare un progetto che durerà per tutto il periodo del programma. Quindi, chi presenterà questo progetto di accreditamento, di solito a ottobre, ma ancora non ci sono le nuove date per il 2024, potrà poi richiedere un finanziamento, se ottiene questo accreditamento, se verrà approvato, questo finanziamento per ogni anno, in modo che potrà programmare mobilità dei docenti, degli alunni, anche del personale non docente. Invece, per chi proprio è un meno esperto, sempre a febbraio o a ottobre, perché ci sono due possibilità, potrà presentare progetti sempre della stessa tipologia, però a breve termine, da 6 a 18 mesi, quindi ha una progettazione più snella, un impegno più di breve periodo, per cui per chi si è fatto per la prima volta ai programmi Erasmus, credo sia un buon punto di partenza. L'azione chiave 2 invece riguarda i partenariati, la collaborazione tra scuole. Il KA 220 necessita diciamo, una capacità gestionale e anche organizzativa notevole e anche la qualità dei progetti deve essere molto alta, con la produzione di materiali altamente diciamo, di qualità. E quindi spesso collaborano con prende università, ma anche organizzazioni che si occupano di educazione a qualsiasi livello, anche organizzazioni che si occupano di educazione a livello più sociale, e anche oppure esperti, come nel campo oggi parliamo di educazione, anche esperti magari in settori specifici, no? Per esempio come quelli ambientali. Anche qui invece il KA 210 invece è un partenariato di piccola scala, di breve durata, e ha un finanziamento ridotto, 30.000-60.000, invece il KA 220 può arrivare fino a 240.000 euro, quindi si capisce che la richiesta è molto alta. I partenariati di piccola scala bisogna essere due partner stranieri, minimo, e quindi anche questo
riguarda buone pratiche e condivisione di un progetto didattico su qualsiasi tema. Allora, i twinning abbiamo visto era una fino a quando non è entrata in atto la nuova piattaforma ESEP, la piattaforma educativa europea, era a sé stante. Ora è incluso in questa piattaforma ESEP, perché è una piattaforma integrata appunto dal Twinning e da anche altre piattaforme. Promuove la formazione e lo sviluppo fra i Twinning, la capacità di poter lavorare con scuole europee, ma si potrebbe fare anche con scuole italiane. Promuove la formazione professionale con la collaborazione fra docenti e anche attività formative come seminari, learning eventi di formazione di altro tipo, la creazione di gruppi. Lo scopo principale è anche però l'innovazione didattica, utilizzando appunto le opportunità, le possibilità delle nuove tecnologie, integrando con i sistemi didattici tradizionali. Lo scopo principale è l'innovazione della pratica didattica, utilizzando la peer learning, oppure il teamwork, oppure il debate, varie possibilità. E chiaramente alla base di tutto, visto che è un programma che rientra nell'ambito del programma europeo di Erasmus, si vuole favorire appunto l'apertura, la dimensione europea dell'educazione e dell'istruzione, fortificare la cittadinanza europea e la coesione sociale, soprattutto nelle nuove generazioni, chiaramente migliorando le competenze interculturali e linguistiche sia nei docenti che nei discenti. La piattaforma ESEP è una piattaforma integrata, come vedete, cioè, compreso i twinning, e anche la School Education Gateway, che è una piattaforma dove ci sono buone pratiche educative e anche vengono date indicazioni sulle pratiche europee per l'educazione di tutti. Allora, abbiamo un problema, credo anche voi, immagino, chiederei conferma a Laura se è solo un problema mio. Ah no, adesso ti sei sbloccata, Nadia, ma non si sente l'audio. Nadia, non si sente l'audio. Scusa? Ok. Non si sentiva nulla, ti eri bloccata e non si sentiva Ah, nulla. No, scusa, allora ho detto no, non ti scusare, figurati, c'è il torno delirio. indietro, allora scusa un attimo. Sì. Allora, quindi si possono anche provare dei corsi di formazione a livello europeo forniti dalla Teacher Academy, che sono molto interessanti e rilasciano attestato con l'indicazione delle competenze acquisite. Poi ci sono anche corsi in presenza e anche ci sono una varietà notevole di risorse, pubblicazioni e di materiale per l'insegnamento. E quindi è la più grande comunità appunto per gli educatori e quindi fra l'altro comprendono oltre 44 paesi e quindi è veramente un mondo da esplorare. Si possono creare, lo scopo principale è creare un network, delle collaborazioni attraverso l'uso delle nuove tecnologie, creare un progetto, i twinning, dove si può collaborare con le classi attraverso il Twin Space, che è il cuore un po' delle twinning, cioè è la parte del progetto dove si può lavorare, collaborare, partecipare al forum, pubblicare documenti oppure creare documenti collaborativi e anche disseminare e documentare. Poi si può anche trovare informazioni per trovare il supporto degli ambasciatori, che potete trovare lì esplorando la piattaforma per qualsiasi informazione di cui abbiate necessità. Ci sono seminari online, eccetera.
Il programma Erasmus, come è stato già detto prima, ha quattro priorità trasversali: inclusione, diversità, trasformazione digitale, ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, quello che ci interessa a noi, partecipazione alla vita democratica, valori comuni e impegno civico. Questi due, l'ambiente, la partecipazione alla vita democratica e l'impegno civico, sono molto, diciamo, connessi. Ma oltre a queste priorità trasversali ci sono priorità specifiche per i singoli settori, quindi da tenere ben presente quando ci accingiamo a fare una progettazione europea, soprattutto Erasmus. Scusa, torno un attimo indietro, perché mi piace sottolineare, quando parliamo bisogna avere chiare le idee, questo tema, questa parola sostenibilità ultimamente è molto usata in ogni settore, nel museo, questo museo è sostenibile, nella televisione, nelle aziende, quindi rientra proprio, abbraccia tutti i settori. E questa definizione che ho messo qui è quella fornita dall'ONU. E quindi quando parliamo di sostenibilità, lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che risponde alla necessità del presente, quindi risponde ai bisogni di oggi, senza compromettere però la capacità delle future generazioni di rispondere ai propri bisogni. Rischiamo, se non ci comportiamo in modo sostenibile, di non garantire a loro un futuro. E poi appunto i bisogni percepiti che abbiamo sono determinati sia a livello sociale che culturale, perché comprende tutto il nostro vivere, dalle aziende, da ciò che mangiamo, da ciò che usiamo. E lo sviluppo sostenibile appunto richiede la formazione di valori che incoraggiano livelli, standard di consumo, perché purtroppo dobbiamo garantire anche la sostenibilità alle aziende, anche al lavoro, perché se non ci sono aziende, poi non si può impegnare le persone anche in attività lavorative, però ci dobbiamo porre dei limiti per quanto riguarda l'aspetto sostenibile, l'ecologia e il rispetto dell'ambiente, perché rischiamo per soddisfare i bisogni, di compromettere tutto ciò che riguarda la tutela del pianeta. Come sapete, quando si parla di sostenibilità, ora sono conosciuti da tutti, gli obiettivi dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 2020-30 sono un po' la guida per affrontare tutte le problematiche connesse allo sviluppo sostenibile. Sicuramente questo, essendo degli educatori, sapete, permette di realizzare, conoscendo bene, cercando di seguire un po' le indicazioni, di anche attuare il curriculum di cittadinanza nelle scuole. E quindi questi obiettivi dello sviluppo sostenibile sono stati approvati nel 2015 e hanno 17 obiettivi e 169 traguardi. Per raggiungere questo sviluppo sostenibile, bisogna però armonizzare alcuni elementi, perché non possiamo prescindere, sì, possiamo dire, evitiamo di consumare troppo cibo, però bisogna anche permettere la crescita economica, bisogna essere inclusivi a livello sociale. Bisogna garantire comunque che tutti abbiano le necessarie risorse, la necessaria istruzione, che tutti abbiano un ambiente di vita dove si possa vivere bene, il rispetto della vita sopra e sotto la terra, la pace, pensate alla giustizia solidale. Questo tema della pace purtroppo in questi giorni sembra veramente lontano. E soprattutto quando si parla di sostenibilità, forse l'obiettivo più importante è il 17, perché da soli non si può fare niente. Cioè bisogna creare la partnership, la collaborazione. E quindi inoltre
Questi documenti, quando parliamo di educazione sostenibile, a parte i 17 gol dello sviluppo sostenibile, tutti dobbiamo tenere, lo vedete ora anche in TV, anche ieri sera ho visto qualcosa dove diciamo, promuovevano il Green Deal, questo accordo europeo che è stato siglato nel 2020, è stato approvato dagli stati membri. Allora, stasera. Dell'Europa e consiste, mette a disposizione un notevole investimento della lotta all'inquinamento ambientale e la necessità di ridurre le emissioni CO2 che incidono nell'effetto serra, come sapete, nell'innalzamento del clima. Allora, tutto per diventare il primo continente a impatto climatico zero. Cosa vuol raggiungere? Cosa si vuole raggiungere con il Green Deal europeo? Prima di tutto migliorare il benessere delle persone. Rendere l'Europa climaticamente neutra, poi spiegheremo meglio in dettaglio cosa significa, proteggere i nostri habitat naturali, contribuire a una transizione giusta ed inclusiva, tutto ciò farà bene alle persone, al pianeta e all'economia. Stasera veramente siamo sfortunati, non so se sia io soltanto ad avere questo problema di audio con Nadia. No. Ah, ok, mi dicono che tutti hanno il problema che ho io. Nadia, non ti si sente? Scusatemi. Ed è importantissimo, non per l'Unione Europea. Nadia, scusami. Hai avuto un altro buco di audio, puoi tornare un pezzettino indietro, stavi parlando del Green Deal. Scusatemi, No, ma no, ma non dipende da te, quindi allora non ti io vi dico scusare. velocemente. Allora, il Green Deal europeo mira appunto a migliorare il benessere delle persone, rendere l'Europa climaticamente neutra. Dopo ne parleremo più in dettaglio, proteggere il nostro habitat naturale, contribuire alla transizione, a una transizione giusta ed inclusiva per tutti, per fare del bene alle persone, al pianeta, all'economia, per non lasciare nessuno indietro. Chiaramente l'UE intende diventare climaticamente neutra entro il 2050, proteggere la vita umana, gli animali, le piante, riducendo l'inquinamento, ma occorre da un lato far diventare le nostre imprese, le imprese italiane e europee, leader mondiali nel settore delle tecnologie e dei prodotti puliti, cioè bisogna anche favorire lo sviluppo economico, perché altrimenti è tutto collegato. Un altro documento importante, meno conosciuto, ma che permette l'attuazione anche del Green Deal, perché si tratta del New European Bauhaus. Il Bauhaus era nel 1900 un movimento legato formato da degli architetti che promuovevano ambienti belli, moderni per vivere bene. E quindi il The New European Bauhaus sono delle iniziative interdisciplinari perché per rendere una città sostenibile, per vivere bene, occorrono varie competenze. Ci vuole l'architetto, ma ci vuole gli ingegneri, ci vogliono anche chi si occupa di ambiente. Quindi permette di rendere pratiche, di mettere in pratica alcune priorità del Green Deal e permette il modulo, cioè il motto, volevo dire, è Beautiful, Sustainable Together, cioè dobbiamo rendere più belle, migliori, perché fa bene all'anima, perché ci fa vivere meglio, sia come corpo, parla di occhi, mente e anima, ma anche prendere ispirazione dall'arte e dalla cultura e rendere però anche le città funzionali,
essere sostenibili, quindi in armonia con la natura, con l'ambiente e con il nostro pianeta, per non creare appunto dei problemi irrisolvibili. Essere inclusivi, perché bisogna favorire il dialogo culturale e anche la diciamo, comunicazione e la solidarietà fra le generazioni, perché è importante, e fra le varie opportunità, le generazioni, bisogna garantire ai giovani il loro futuro e bisogna agire ora. Già, insomma, un po' di danni le nostre generazioni, mi ci metto anch'io, le abbiamo fatte, perché insomma abbiamo fatto dei bei danni, ecco. E quindi, insomma, c'è da fare per tutti. Uno dei documenti però specifici che riguardano proprio noi educatori è questo Green Comp. Sono linee guida europee sulla sostenibilità e anche questo è collegato, vedete, tutto è collegato, rientra in un quadro globale di affrontare tutti i settori a tutto tondo. Il quadro europeo del Green Comp risponde anche alle ambizioni e agli obiettivi che sono già definiti nel Green Deal europeo e si integra con già gli studi sulle competenze. Sapete, l'anno 2023 cioè il 9 maggio 2023, in occasione della giornata dell'Europa, è stato decretato che fino al 9 maggio 2024 sarà l'anno europeo delle competenze. E quindi perché essere cittadini competenti, studenti competenti, docenti competenti, favorisce, permette di rispondere alle richieste della società. Già oggi quello che impariamo, dopo qualche giorno potrà essere già scaduto, come diciamo. Bisognerà favorire le persone, l'imprenditorialità, anche l'occupabilità delle persone, fornendo delle competenze spendibili e anche la capacità di essere resilienti, la capacità di pensare criticamente, la capacità anche di imparare ed imparare, che credo sia essenziale, di riadattarsi, riadattabilità a nuove esperienze. I giovani di oggi probabilmente dovranno cambiare più lavori nel corso della loro vita. E quindi si integra il Green Comp con già il DigiComp per lo sviluppo delle competenze digitali, le competenze l'Implecomp, le competenze imprenditoriali. Questi documenti li troverete se volete approfondire, perché se dovete fare una progettazione europea, fare riferimento nella progettazione e nei vostri obiettivi da raggiungere e nelle attività che volete realizzare. Sono essenziali le life comp, le competenze per l'apprendimento permanente, che sapete sono sociali, personali, e anche per l'apprendimento, imparare, sono importantissime. Infatti, non a caso ho messo anche le life comp, perché lavorare sull'ambiente e la sostenibilità implica coinvolgere le nostre vite, da quando ci alziamo, quando andiamo a lavorare, quando siamo insegnanti, quando siamo docenti o studenti, o anche imprenditori, o anche associazioni, o anche enti politici o istituzioni scolastiche. Scusate. Il Green Comp definisce, ci sono degli indicatori. Scusate, devo vedere un attimo. Non è molto carino, ma. Allora, lo studio delle Green Comp, delle competenze sostenibili, definisce un quadro di sistema specifico per la sostenibilità. Ci sono dei descrittori, dopo li analizzeremo, fornendo una definizione precisa di cosa vuol dire essere competenti in materia di sostenibilità. Nelle motivazioni di questo Green Comp è espressa l'idea che questo quadro di riferimento europeo può permette di centrare, di focalizzare, di creare anche una strategia condivisa per l'apprendimento, per la sostenibilità,
in modo da poter comprendere prima di tutto cosa si intende per sostenibilità, agire, perché bisogna fare. Quando si parla di sostenibilità, non occorre solo la teoria, ma è importante agire quotidianamente e risolvere insieme le crisi ambientali. Da soli non si può fare niente. Allora, come vedete, il Green Comp è suddiviso in quattro aree: incorporare valori di sostenibilità, vuol dire tutti ce ne dobbiamo fare carico, rendersi consapevoli, abbrattare la complessità della sostenibilità perché riguarda, come vi ho già spiegato, tutti i settori, tutti gli aspetti della nostra vita, tutti i settori economici, tutti i settori educativi. Visione di futuri sostenibili, vede, bisogna vedere, immaginare anche il nostro futuro, vedere cosa può essere utile, ma partendo da ora. Ci dobbiamo adattare a gestire le transizioni. E poi dobbiamo fare delle cose per trovare la sostenibilità. In effetti l'area 2 e l'area 4 sono fondamentali perché uno ci deve far capire che dobbiamo avere un approccio sistemico, che dobbiamo utilizzare, avere un pensiero critico e dobbiamo riuscire a vedere realisticamente i problemi che ci sono oggi, ma soprattutto la loro evoluzione nel futuro. E poi e agire per la sostenibilità. Purtroppo, come vedete, bisogna agire, ci deve essere un'azione politica. Noi dobbiamo essere i decisori politici, ci devono dare delle indicazioni, ma noi dobbiamo stare attenti affinché si prendano carico di questa azione politica per la sostenibilità. Perché non ne usciamo altrimenti. Ma ci deve essere un'azione collettiva, tutti dobbiamo collaborare a livello locale, aspetta un attimo, a livello locale, a livello nazionale, regionale, a livello europeo, ma mondiale. E l'iniziativa però è individuale. Come si dice, bisogna noi stessi ogni giorno fare qualcosa, contribuire attivamente. E per quello lo sviluppo sostenibile si inserisce nell'educazione alla cittadinanza attiva, la cittadinanza europea, la cittadinanza globale. E quindi è importante, come vedete, poi ci sono gli indicatori, ci sono delle indicazioni. Quindi questo documento, anche per avere spunti per una progettazione europea, è importantissima. Allora, il Green Comp può aiutare, come abbiamo menzionato, soprattutto però i sistemi di istruzione e formazione a creare, educare persone, abituare a pensare in modo sistemico, cioè tutti insieme, come rete, e in modo critico, ed essere interessati ad oggi, a quello che succede ora. Avete visto tutti noi, purtroppo, ogni giorno assistiamo a eventi. Alluvioni anche di recente qui in Toscana, in Emilia Romagna, e questi eventi sono sempre più frequenti, quindi ce ne dobbiamo occupare ora, ma anche per prevenire, per garantire un futuro al nostro pianeta. Le 12 competenze del quadro europeo di riferimento sono le Green Comp, sono tutte applicabili. Sta all'insegnante trovare e modularle a qualunque discente, indipendentemente dall'età, livello di istruzione, anche agli adulti, e in qualsiasi tipo di contesto di informazione, formale, non formale e informale. Il modello permette a tutti di integrare e potenziare gli sforzi compiuti da tutti, come ho detto prima, a livello nazionale, regionale, e per far acquisire a tutti competenze in materia di sostenibilità. Naturalmente, per far questo ci vuole un approccio multidisciplinare e attraverso metodologie innovative, il debate, cioè discutere su problemi, quelli dell'ambiente sono importantissimi, abituare i ragazzi a formulare, a prendere una posizione, a formulare ipotesi e anche a creare, a tutti dobbiamo essere coinvolti a impegnarsi a livello civico.
trovare, usare, migliorare le capacità di problem solving, trovare soluzioni alternative, sviluppare il pensiero critico e chiaramente collaborare tra pari, sviluppare attività di pensiero computazionale, lavorare in gruppo, l'attività laboratoriale si presta moltissimo per tutte le attività, ma nel campo dell'ambiente è anche partecipata, cioè gli alunni devono essere a livello, gli alunni e anche gli insegnanti, ma soprattutto gli alunni devono essere il centro della nostra azione. Chiaramente quando si parla ambiente, sempre più si vedono progetti con attività outdoors, l'orto della scuola, promuovere attività di cammini o di passeggiate ecologiche. L'uso diffuso delle nuove tecnologie ci permette di, sapete, noi stessi, ma anche di imparare. Avete visto l'impiego dei droni per tutelare l'ambiente, la gamification, trovare anche attraverso il gioco attività creative per favorire, fare delle simulazioni anche per risolvere dei problemi e anche e soprattutto usare la creatività, perché ce ne vorrà molta per risolvere i problemi di questo pianeta. Prima vi ho parlato che l'Unione Europea vuole raggiungere la neutralità climatica e ha creato un pacchetto pronti per il 55%. E ora vi spiego. Per raggiungere la neutralità climatica, ovvero l'equilibrio tra le emissioni di origine nocive che produce l'uomo e promuovere l'assorbimento delle stesse, cioè creare un bilanciamento tra ciò che produciamo in maniera dannosa per l'ambiente e anche cosa possiamo fare per impedire, per riassorbire, scusate, parte di queste. Sapete, piantare degli alberi permette di ridurre la CO2, per esempio, e quindi contribuiamo a migliorare l'ambiente. Questo deve essere fatto entro il 2050, però l'Unione Europea ha stabilito un obiettivo intermedio, ridurre le emissioni almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990 e questo lo può fare entro il 2030. Speriamo di riuscire a ottenerlo. Consideriamo quali sono le strategie che l'Europa intende mettere in atto per trasformare questi obiettivi in realtà. Purtroppo problemi tutti i giorni dobbiamo affrontare. E ha creato questo pacchetto legislativo che si chiama Fit for 55, pronti per il 55%. Il pacchetto di proposte mira a fornire un quadro coerente con l'impatto per raggiungere il raggiungimento degli obiettivi climatici che si è prefissa l'Unione. Garantire attraverso garantendo una transizione giusta e socialmente equa, cioè non bisogna lasciare indietro nessuno, bisogna coinvolgere tutti, bisogna garantire a tutti un livello di vita giusto ed equo. Mantenere e rafforzare l'innovazione e la competitività dell'industria e quindi assicurando anche la parità delle condizioni rispetto agli operatori economici dei paesi terzi, cioè quelli fuori dall'Unione Europea. Bisogna garantire a tutti una certa equità e competitività. No, scusate. Allora, poi, competitività, non lo dico. Allora, poi, quello che riguarda cosa possiamo però fare noi per contribuire alla neutralità climatica, adottando singoli accorgimenti. Sapete, la moda è uno dei settori che inquina maggiormente al mondo, perché sappiate che molti abiti dismessi vengono portati nei paesi, ma come rifiuti, nei paesi del terzo mondo, i paesi dove vengono prodotti a basso costo, tipo Bangladesh, Vietnam, lì si possono trovare perché vengono usati coloranti fiumi celesti, rossi,
E poi soprattutto c'è l'ingiustizia nel trattamento delle persone che lavorano lì. Quindi dobbiamo dire no alla fast fashion, troviamo nei mercatini. Lo dico anche perché vengono usati prodotti di poca qualità, per esempio nei coloranti, che possono anche nuocere alla salute, anzi addirittura entrare nel nostro metabolismo. E quindi, insomma, purtroppo tutti, anche io stessa, magari compro una maglia in più perché è economica, però ci dobbiamo sempre pensare, dobbiamo educare i nostri giovani anche a usarne meno e anche a mettendo in pratica l'economia circolare. Coltivare anche l'alimentazione è importante. Tutto ciò che facciamo lascia un'impronta, sapete, dalla mattina quando ci alziamo, in base a ciò che mangiamo, alla luce, al mezzo di trasporto che usiamo, al sistema energetico che usiamo per riscaldarci. Quindi, per esempio, acquistare prodotti a chilometri stagionali, a chilometri zero, e soprattutto evitare lo spreco dei prodotti, perché non buttiamo via solo cibo, ma buttiamo via energia, risorse, come acqua, eccetera. Anche quando facciamo i viaggi, sarebbe meglio, se possibile, limitare i viaggi oppure magari contribuire pagando, lo so, già i prezzi ora dei viaggi sono incrementati notevolmente, però sapete, gli aerei lasciano enormi quantità di CO2 e purtroppo incide notevolmente sul nostro pianeta. Ad esempio, questo riguarda anche gli studenti, quando usiamo nuovi strumenti tecnologici, quelli che vengono chiamati RIL, cioè i piccoli elettrodomestici, si potrebbe anche riutilizzarli, usare computer di seconda mano, i computer, lo so, non siamo abituati perché l'idea di consumare è più forte, però possiamo provarci e avere consapevolezza e usare sistemi di vita innanzitutto più etici, più ecologici, più salutari. Quindi la consapevolezza dell'impatto delle nostre azioni sull'ambiente, sostituire quando è possibile l'auto della bicicletta, la borraccia, sono piccole cose, ma piccole gocce che possono contribuire a migliorare, soprattutto a renderci più sensibili in fatto di ambiente e di sostenibilità. Allora, cosa può fare il Twinning Erasmus nell'ambiente? Chiaramente fornisce attraverso lo sviluppo Erasmus, attraverso lo sviluppo di competenze chiave, a comportarci in maniera più sostenibile. Aumenta anche le possibilità di fare mobilità, tenendo presente anche frequentando ambienti che molti appunto progetti, ho detto, hanno destinato percorsi ecologici, e poi, per esempio, sono orientate al futuro. Vi faccio esempio, ho ospitato una scuola francese, sapete il tagliaerba della città qual è? Il tagliaerba della città, dei giardini pubblici della città, sono le pecore e le capre, cioè possono circolare nella città e loro, diciamo, tolgono gli erbacci della città attraverso questa modalità. Ce l'hanno fatta vedere. Ci sembra un po' strano, ma passano avanti alla scuola, insomma, è stata una cosa un po' interessante. E poi possiamo lavorare insieme. Ci crea questo senso di appartenenza, il senso di appartenenza all'Europa, ci fa diventare cittadini europei più consapevoli e insieme dobbiamo affrontare questi problemi sostenibilità. La piattaforma Twinning è importantissima perché ci permette di creare molto sofisticati, ci permette anche di ridurre il cartaceo, ci permette anche di sviluppare competenze su temi strategici, per esempio come lo sviluppo sostenibile. Poi
sapete che eTwinning, posso fare un progetto eTwinning a sé stanti, solo progetto eTwinning. Trovo una scuola o più scuole europee, si fonda questo progetto e si elabora un progetto può essere di qualsiasi tipo, ma oggi parliamo di sostenibilità. Magari facciamo un progetto. Usiamo il TwinSpace per commentare, per realizzare attività di collaborazione e di disseminazione. Ma al contempo posso creare un progetto Erasmus e successivamente farlo diventare anche un progetto eTwinning e utilizzando il TwinSpace per collaborare e commentare. Quindi in questa doppia formula. Utilizzo eTwinning per sviluppare e implementare il progetto Erasmus. Avanti. Allora, cosa posso fare? Prima ho parlato di azione 1, che è quella legata alla mobilità dell'apprendimento, quella quando io voglio portare all'estero studenti. Sapete, non si possono fare corsi strutturati con gli studenti, tipo la famosa vacanza studio, ma posso portarli in altre scuole. E questo è il valore aggiunto, collaborare con studenti di altre scuole, e così docenti. E quindi cosa posso fare? Si parla di mobilità, posso dare la priorità a mezzi sostenibili, come il treno o appunto la condivisione di auto, che già riduce. E sapete che, ad esempio, la scuola che ho detto prima francese, che verrà a visitare la mia scuola in maggio, verranno dalla Rochelle, che si trova vicino a Bordeaux, verranno in treno con i ragazzi. E questo, è uno standard di qualità molto alto, favorisce, è un criterio di qualità del progetto. Quindi darà più punteggio al progetto. Non sempre si può fare, naturalmente, però in questo caso. Lo fanno. Poi scelta naturalmente di temi legati alla sostenibilità, che ha detto può abbracciare qualsiasi settore, dall'energia, dall'acqua, a comportamenti salutari, il movimento, la sostenibilità ambientale e la responsabilità, che chiama ad essere cittadini responsabili. Il progetto Erasmus, il nostro pianeta. Il nostro fatto di essere appunto cittadini, tutti ci deve deve far sì che tutti i beneficiari devono promuovere comportamenti responsabili tra i partecipanti. Come ho detto, risparmio energetico, risparmio della carta, rispetto degli altri e della diversità, lotta allo spreco alimentare, rispetto dell'ambiente. Dobbiamo essere dei modelli. I docenti e anche gli alunni possono diventare ambasciatori ambientali o cittadini attivi responsabili. Si può anche creare, per esempio, dare ai ragazzi ambasciatore per la sostenibilità, per esempio, Green Girl, creare o la Green Boys, creare appunto studenti ai quali si fa acquisire un ruolo attivo. E anche dei modelli di guida, come dei quasi dei mentor. La sostenibilità ambientale, abbiamo visto, è una priorità orizzontale e pertanto sono privilegiati i progetti svolti che promuovono lo sviluppo di competenze, metodologie e strategie in materia green, soprattutto progetti che mirano a garantire il futuro alle nuove generazioni. Il programma sostiene l'uso di buone pratiche destinate a rendere tutti gli attori della scuola, docenti, personale, animatori socio-educativi, enti, politici, attori del cambiamento. Dobbiamo fare scelte sostenibili perché tutti noi lasciamo un'impronta, addirittura la famosa impronta ecologica, che vuol dire consumo di suolo, consumo di acqua, eccetera. Dobbiamo pensare globale, ma dobbiamo agire locale. Come mi piace dire, piccoli atti possono creare un grosso impatto. Accanto ho messo, torno un attimo indietro, non so se tutti lo sanno, l'Overshoot Day. Allora, la natura aveva creato
il nostro pianeta, diciamo, quasi perfetto, perché il pianeta può rigenerare le risorse che consumiamo, ma abbiamo esagerato. Per cui noi stiamo consumando le risorse dell'anno. Come vedete, l'Italia ha consumato, ha finito le risorse dell'anno 2023, ora si legge poco, il 15 maggio. Il 15 maggio c'è un modo per calcolare, è interessante anche con gli alunni, calcolare la nostra impronta e anche vedere anche i paesi, per chi fa statistica, vedere quali sono i paesi, qual è l'overshoot day dei vari, anche dei paesi partner. E quindi l'Italia, ahimè, nel 2023, il 15 maggio aveva già consumato le risorse previste per il 2023, quindi dovrà attingere per finire l'anno, diciamo, alle risorse dell'anno successivo. Insomma, siamo messi un po' male. Oh, torno indietro un attimo perché è interessante. Guardate, questo invece c'è anche nella ci sono qui invece nell'Earth Overshoot Day tutti i paesi del mondo, c'è una lista e il mondo, la Terra, ha consumato le risorse del 2023 il 2 agosto. Noi siamo in una posizione peggiore. A livello mondiale, il 2023 ha visto che abbiamo incrementato 5 giorni rispetto all'anno 2022. Poca cosa. Però abbiamo guadagnato 5-6 giorni di risorse. Quindi bisogna fare molta attenzione. Non siamo messi bene. Allora, l'azione 2 invece riguarda quello i partenariati di cooperazione. Diciamo, se dovessimo, a livello di sostenibilità, come ho messo in evidenza, cooperazione, collaborazione, lavorare insieme è fondamentale. Quindi l'azione 2, che prevede proprio questo tipo di attività, vuol raggiungere, sviluppare prodotti, metodi e soluzioni per affrontare problemi comuni. Quindi immaginate in qualsiasi settore, ma immaginate in particolare in questo discorso dei cambiamenti climatici. E chiaramente poi è tutto legato a favorire la partecipazione democratica e allo sviluppo della cittadinanza attiva. In questa azione possono collaborare enti formativi, enti che si occupano di particolari settori, università, scuole. Quindi immaginate, è proprio quello che richiede l'educazione alla sostenibilità. E sotto l'ho messo, infatti, tutte le organizzazioni che si occupano di educazione e inclusione possono di questo. Può andare avanti? Allora, cosa bisogna tenere, ottenere gli aspetti per realizzare un partenariato per la cooperazione, i progetti K2? Innanzitutto, il progetto dovrebbe essere appunto progettato in un modo eco-friendly, cioè ecologicamente amichevole, e dovrebbe incorporare e contenere pratiche green e in tutte le sue attività. Dovrebbe essere proprio una guida per apportare un grande cambiamento. Poi bisogna appunto coinvolgere, incoraggiare il coinvolgimento di tutti a discutere, a imparare su argomenti legati all'ambiente e riflettere insieme su cosa bisogna fare. Prima vi ho detto il debate, sono modalità lavorare in modo collaborativo, sono fondamentali. E poi per anche creare dei modi di vita alternativi verdi in tutte le fasi di sviluppo del progetto. Cosa vogliamo tutto per cosa vogliamo raggiungere? Che cambiamenti vogliamo portare? Migliorare l'impatto
dei progetti legati alla sostenibilità nel programma Erasmus e Twinning. Bisogna sviluppare appunto strategie per incoraggiare i beneficiari a produrre, fare progetti sulla sostenibilità, sempre di più creare dei modelli, delle buone pratiche, facilitare lo scambio e la discussione di buone pratiche fra i beneficiari e sviluppare ognuno, perché ogni paese ha un suo approccio sulla. È legato, ogni paese ha la sua visione, ha la sua, anche il suo background collegato allo sviluppo sostenibile. Tutti i paesi nordici sono molto, molto sensibili, molto avanti, come la Danimarca, la Norvegia. Da 6 o 7 anni fa ho lavorato con la Norvegia e già avevano il 50% delle auto, oggi anche di più, che usano l'energia green. E quindi poi bisognerà discutere lo smaltimento delle batterie, eccetera, però insomma si muovono, c'è il senso del rispetto dell'ambiente, forte senso. Quindi vi consiglio di effettuare progetti con questi paesi, oppure anche con progetti con paesi che hanno molto verde, per esempio la Romania ha grandi foreste. Addirittura ci sono tanti siti UNESCO, anche il Delta del Danubio, insomma è importantissimo. Poi creare anche, saper usare, comunicare, fare un'ottima opera di disseminazione e imparare a usare i giusti termini quando parliamo di sostenibilità a tutti i livelli, a livello nazionale, europeo e a tutti in ogni occasione che noi approcciamo a svolgere un progetto Erasmus oppure a lavorare all'interno della comunità eTwinning o quando incontriamo in presenza le nostre partner, se facciamo un corso di formazione all'estero. La comunicazione è veramente importante. Vedete, ci sono tante fake news anche sull'ambiente, anche un certo odio quando si parla di ambiente. Avete visto anche il discorso di Greta? Insomma, ci sono stati molti attacchi, anche personali, anche su degli aspetti proprio sulla sua persona. E quindi, insomma, è importante quello che sapete, l'Europa intende abbattere, che è la disinformazione. Quindi, è importantissimo, in fatto di ambiente è importantissimo essere molto attenti a questo settore, soprattutto quando anche usiamo le nuove tecnologie, anche i social. E poi bisogna creare questo, scusami, torno indietro un attimo, è importante creare linee guida, delle buone prassi da riprodurre, attuare. Anche in altre scuole, in altri ambienti, in altre comunità, perché bisogna andare a braccetto con la nostra comunità locale, coinvolgere i genitori, coinvolgere gli enti locali. Non deve essere solo, spesso si assiste a spot sull'ambiente. No, dobbiamo agire. Nadia, scusami, io devo interromperti un attimo perché ti ricordo il tempo. Purtroppo Finito. abbiamo avuto tutte queste interruzioni che non Sì, ci hanno vado veloce, aiutato. finisco. Questo ve lo dico velocemente. Tanto comunque la presentazione sarà messa a Sì, aspetta un disposizione di attimo, tutti dico voi. due cose qui Sì, e no, ma poi. non ti va, non t'avrei mai tagliato. Ti volevo, siccome ti ho scritto, ma non mi hai letto, No, non ti volevo ho letto, mi ricordarti solo di tranquilla. guardare un attimo, guarda un Uva, attimo il mille, tanti, tempo. tanti. Ah, scusate, scusate. Allora, perché era tanto da dire. Vado veloce. Qui avete questo. Allora, vi consiglio Learning Corner. Ci sono strumenti, materiali, potete scaricare brochure, libri, video, informazioni divisi per età qualsiasi progetto volete fare, ma ce ne sono anche sull'ambiente. Ve lo consiglio, gli altri sono documenti che vi ho accennato prima. Vi sottolineo questo Google che è un gioco che si può scaricare.
con tutte le regole e in più lingue, per cui ci si possono fare attività lì sullo sviluppo sostenibile e praticamente potete giocare con i ragazzi. Ci sono le carte, è molto interessante. Vai avanti. Allora, qui veloce, vi dico un'ultima cosa. Allora, qui c'è un progetto che è per le scuole superiori, riguarda sull'obiettivo dello sviluppo, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Vedete, era per studenti da 14 a 18 anni. Ci sono varie associazioni sia che si occupano di ambiente. Qui si sono formati docenti prima su questo, si è creata una piattaforma e poi gli studenti diventano, delle scuole diventano attori, producono dei materiali, dei video sul tema della sostenibilità e lavorano a livello europeo, collaborano con i compagni europei. Prima i docenti si sono formati e hanno creato anche una piattaforma per la formazione. Vai quello dopo. Allora, questo ve lo soprattutto consiglio di lavorare sulla moda, come vi ho detto, perché si può parlare di economia circolare. Anche qui vedete, è un progetto che ho conosciuto durante una formazione all'estero, riguarda, vedete, scuole, associazioni che si occupano di sociale e altre organizzazioni non governative. E guardate, soprattutto gli istituti tecnici, magari o gli istituti professionali, sulla moda ci possono fare tantissimi lavori, ma anche a livello storico, la moda è tradizione, cultura, e anche soprattutto si può affrontare anche il discorso, a parte dell'economia circolare, i mercatini, eccetera, ma anche includere, per esempio, appunto, riutilizzando anche materiali a basso costo, e soprattutto si può parlare anche dell'aspetto, dell'immagine di sé che hanno ragazzi e la moda, si può affrontare anche la salute fisica e mentale. Sapete, sulla moda, i modelli che fornisce la moda, gli stereotipi. Lo consiglio veramente di fare un'attività di questo tipo, anche creando un mercatino a scuola con oggetti riciclati, eccetera. Infine, l'altro progetto, i Twinning, proprio ho lavorato proprio sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Ogni mese affrontavamo da vari punti di vista un goal dello sviluppo sostenibile e facevamo attività concrete, eccetera. Scusate il tempo, ma non avevo visto, scusa, quando Grazie, parlo no, male. nessun problema, anzi, insomma, è stato interessante, però io No, no, grazie, ero scusatemi. scalpitavo perché volevo che anche Laura avesse il suo Sì, no, no, spazio, quindi scusa. passiamo, no, no, ma non c'è bisogno di scusarsi, ti ringraziamo, anzi, Laura, subito la palla a te, ti ho già presentata, quindi non perderei altro tempo e ti do la parola. Ok, cercherò di essere sintetica. Allora, io vi presento un progetto realizzato da scuole dell'infanzia, Little Friends of Nature, che ha previsto gemellaggi tra scuole di questi paesi, quindi Romania, Croazia, Regno Unito e Italia e Turchia. È nato come un progetto Erasmus, un K229, quindi un gemellaggio tra scuole, ma è stato realizzato al contempo un omonimo progetto sulla piattaforma eTwinning, perché per noi in quel progetto lì era fondamentale lavorare insieme su e condividere documenti, materiali e soprattutto creare dei materiali insieme, perché l'obiettivo del progetto era uno scambio di esperienze, ma anche una formazione reciproca sui temi della sostenibilità ambientale, per l'individuazione di strategie comuni, per la sensibilizzazione delle nostre comunità locali. Quindi educare i nostri bambini alla sostenibilità ambientale, ma non solo i nostri bambini, attraverso loro raggiungere anche i genitori, i nonni e tutti gli stakeholders che ruotano intorno alla scuola e in qualche modo sono attori attivi della costruzione della comunità educante. Questo progetto ha previsto delle mobilità per i docenti, quindi delle mobilità significa i docenti si sono recati
nei rispettivi paesi, e i docenti di ciascun paese hanno organizzato delle attività di formazione su alcuni temi che ora vi andrò a illustrare. Abbiamo tenuto nella progettazione sia del progetto Erasmus che dell'omonimo progetto Twinning, abbiamo sempre tenuto a mente i criteri di qualità, questi sono i criteri di qualità di progetti e Twinning, ma sono quelli che poi guidano qualsiasi progettazione europea. La collaborazione fra le scuole partner doveva essere agita quotidianamente, quindi ci siamo incontrati online, abbiamo fatto programmazione didattica insieme, abbiamo condiviso difficoltà, problemi e quindi abbiamo affrontato anche le criticità insieme. È stata veramente una bella esperienza di condivisione di lavoro di squadra a un livello internazionale. Laddove uno non arriva, c'è il suggerimento dell'altro, quindi insomma un po' conoscete questa dinamica, questa magia che avviene quando più teste diverse si trovano e insieme affrontano delle situazioni. L'utilizzo delle TIC perché hanno rappresentato per noi lo strumento per collaborare, soprattutto perché questo progetto, avviato nel 2019, ha dovuto allungarsi di un anno a causa della pandemia. Quindi questa pandemia è purtroppo una nota negativa, però l'abbiamo trasformata in un elemento di valore, un elemento positivo, perché ci ha permesso di sperimentare non solo la collaborazione tra i docenti online, quindi l'utilizzo delle tecnologie per il lavoro tra docenti, ma anche con i bambini, perché le attività non si sono fermate, le attività di progetto non si sono fermate con la chiusura, la sospensione delle attività didattiche, ma le attività sono continuate, anzi abbiamo fatto leva sui genitori proprio per portare avanti il progetto nelle singole case, nei singoli giardini di casa. Un altro elemento fondamentale che crea la qualità di un progetto Erasmus, un progetto Twinning, sono gli approcci pedagogici, ovvero obiettivi chiari, definiti, cercare di raggiungere sempre la qualità nell'offerta formativa, ma andando sempre alla ricerca di innovazione, quindi sperimentare strategie nuove. Vedremo che le mobilità dei docenti sono state finalizzate proprio a questo, cioè ogni gruppo docente di ogni paese ha offerto agli altri un momento di formazione sulle proprie buone pratiche, sulle proprie strategie di eccellenza. Quindi chi praticava l'outdoor education ha mostrato agli altri percorsi, progetti realizzati, ha portato sul campo gli insegnanti a vedere la realizzazione di attività di outdoor education, per fare un esempio. L'integrazione curricolare, che è fondamentale in tutti i livelli di scuola, diciamo che nella scuola dell'infanzia è molto facile perché i campi di esperienza si integrano di per sé, quindi non c'è bisogno di cercare la collaborazione del docente di una disciplina diversa. Un elemento fondamentale che abbiamo tenuto presente e che abbiamo curato con particolare attenzione è la diffusione della documentazione e la diffusione dei risultati del progetto, perché se tutto quello che si fa, tutto quello che riusciamo a ottenere deve essere necessariamente documentato sia per noi, per riflettere sulla nostra esperienza e quindi diciamo autovalutarci e permetterci anche di fare lo step successivo, no? Ma anche per documentare agli altri le nostre buone pratiche e mettere a disposizione della comunità e Twinning buone pratiche, strumenti, metodi, materiali che possono essere utilizzati. Qui nelle slide trovate una serie di link che vi invito a guardare perché ecco, sono veramente suggerimenti preziosi. Uno degli strumenti per la diffusione del progetto è stata la creazione di questo sito web che è ancora attivo, quindi lo potete andare a vedere, dove sono conservati i materiali che abbiamo realizzato, quindi un dizionario multilingue, una guida metodologica sulle buone pratiche, delle brochure rivolte ai genitori, l'eco calendario, eccetera. Ora magari se ho tempo ve le illustro un pochino più nel dettaglio. Allora, questa è l'architettura del progetto. Praticamente noi abbiamo pensato di alternare momenti di lavoro in remoto, quindi attività su eTwinning, perciò tutta la parte della progettazione, la programmazione, la condivisione,
alternata con dei momenti di formazione, che vi dicevo, queste Learning, Teaching, Training Activities, che sono iniziate in Romania, che era la scuola capofila, la quale ci ha offerto una formazione sui metodi, metodi educativi, metodi didattici per l'educazione ambientale. Quindi ci ha mostrato, visto che loro avevano vinto dei premi a livello internazionale per i loro curriculi di educazione ambientale, ecco, ci hanno formato su quei curriculi e su quelle attività. Al ritorno dalla mobilità, i docenti che si sono formati nei rispettivi paesi hanno messo in atto quello che hanno imparato durante la formazione, con i propri bambini e con la comunità locale, per poi ricondividere insieme i risultati di quello che è stato sperimentato sulla piattaforma eTwinning. Quindi, di nuovo ci siamo incontrati tra noi docenti, abbiamo condiviso, abbiamo riflettuto e sono nate delle belle idee. Come vedete, è circolare l'organizzazione, quindi si sono alternate queste attività di formazione in presenza con le attività a scuola, quindi prevalentemente laboratori, attività outdoor e attività sulla piattaforma eTwinning. Il tutto è confluito in basso a sinistra, vedete il sito del progetto e il portale Erasmus che raccoglie la documentazione, quello qui vedete, quindi ci potete anche andare. È la documentazione di tutti i progetti Erasmus che vengono realizzati, dove le scuole pubblicano i loro risultati. Il progetto mirava a, diciamo, ora non sto a leggervele tutte, diciamo che il nostro obiettivo fondamentale era formare una consapevolezza dei bambini, dei genitori, delle comunità locali sull'importanza di agire eticamente, di agire in modo sostenibile nei nostri rispettivi territori. Quindi tutto quello che è stato realizzato aveva questo obiettivo finale. I temi che abbiamo affrontato, finale, no? Finale, questo obiettivo, questo core, chiamiamolo così. Quindi diciamo che la nostra mission era riuscire a dare il nostro contributo di educatori per la sostenibilità ambientale e il modo migliore in cui abbiamo pensato di farlo è stato lavorare con i bambini, come vi dicevo prima, però come attori, come principali protagonisti, ma come diciamo anche mezzo per raggiungere genitori, nonni, comunità locali e vi farò vedere come li abbiamo coinvolti. Questi sono i temi principali affrontati a scuola. Questi sono i temi delle sessioni di formazione degli insegnanti, quindi metodi interattivi di gruppo utilizzati per la realizzazione di curricoli di educazione ambientale, le strategie di coinvolgimento dei genitori. Questo è un tema che ci ha dato la possibilità di riflettere molto, perché la scuola necessariamente ha bisogno di dialogare con le famiglie e in particolare le scuole dell'infanzia hanno diciamo un canale privilegiato perché i genitori sono molto partecipi alla vita della scuola e quindi diciamo che è stato molto facile sperimentare delle modalità di coinvolgimento e di attivazione dei genitori come persone, come cittadini. Va bene, questi sono gli altri temi. Ecco, un tema importante è questo qui, EcoSchool. In Croazia siamo andati a vedere il percorso fatto dalla scuola, forse tanti di voi lo conosceranno, per l'ottenimento della Green Flag, quindi della bandiera verde di EcoSchool. EcoSchool è un programma internazionale che prevede 7 passi che devono essere necessariamente svolti in successione. Sono 7 passi che portano a creare nel proprio territorio creare, attivare delle azioni, portare avanti un progetto di sostenibilità ambientale agito non solo dalla scuola, ma in collaborazione con la comunità locale. Quindi, quando siamo andati in Croazia, abbiamo visto fattivamente come la scuola collaborava con gli enti locali, con le attività commerciali del territorio, con tutti gli altri stakeholders per realizzare, per attuare, per agire la sostenibilità ambientale. Ad esempio, le aziende del territorio forniscono alla scuola materiali o diciamo, in disuso oppure in eccesso, come pitture piuttosto che legno, carta, eccetera. E si rendono disponibili per accogliere gli studenti e utilizzare in modo creativo questi materiali.
Vado veloce, scusatemi perché mi rendo conto che il tempo è poco. Allora, ogni attività di formazione ha previsto poi un report, quindi una raccolta di documenti che hanno permesso a tutti noi docenti di tornare a casa e di sedimentare le idee e di poter riattingere a quello che avevamo visto e imparato all'estero per poterlo rimettere in atto nei nostri territori. Ecco, queste sono foto dell'attività realizzata in Inghilterra, sul coinvolgimento delle famiglie, e questa è una mobilità che è stata fatta in modo blended, nel senso che non tutti i paesi potevano viaggiare, noi italiani non potevamo viaggiare perché c'era la sospensione dei viaggi di istruzione, quindi abbiamo realizzato comunque, grazie a eTwinning, grazie alla piattaforma, momenti di incontro. Metà in modalità on-site, vedete ci sono le insegnanti di alcuni paesi e altre attività da remoto. Vado avanti velocemente. Queste sono, va bene, sono alcuni documenti realizzati a conclusione di queste attività, di queste mobilità. Ecco, questa è la green flag di cui vi parlavo prima. Un percorso realizzato dalla scuola croata. La cosa interessante è che noi insegnanti italiani che ci siamo formati e abbiamo visto nel concreto come questi 7 passi sono stati realizzati dalla scuola croata, siamo riusciti a nostra volta a intraprendere il percorso di certificazione, quindi sono state individuate le azioni da realizzare nella scuola, è stato creato un ecocomitato, sono state coinvolte le famiglie, il comune, gli enti, le associazioni, eccetera. E tutto questo ha portato alcune delle nostre scuole all'ottenimento della bandiera verde. Quindi abbiamo effettivamente sensibilizzato il territorio e creato una condivisione, una collaborazione, quindi un allargamento della comunità educante nelle nostre piccole scuole della costa toscana. Queste sono le attività che abbiamo svolto con i bambini. In particolare, queste attività sono state svolte prevalentemente all'aperto, perché abbiamo, per l'appunto, durante la pandemia, abbiamo ritenuto importante permettere ai bambini di stare all'aperto il più possibile, e anche perché stare all'aperto permette di toccare, di respirare, di annusare la natura. E i bambini in questa fascia d'età sono particolarmente sensibili e pronti a vivere le esperienze a 360 gradi, quindi il loro apprendimento è un apprendimento esperienziale, e farlo attraverso la natura è stato diciamo un elemento di valore che ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi. Aggiungo che nelle scuole italiane abbiamo sperimentato l'outdoor education combinata con il programma Leggere Forte, forse alcuni di voi lo conosceranno, perché riteniamo che l'attività, diciamo, l'approccio esperienziale, l'attività motoria, unito con la lettura a voce alta, quindi con lo storytelling, sia diciamo, una combinazione di pratiche educative particolarmente efficaci con questa fascia d'età. Quindi abbiamo scelto dei temi, dei testi, dei libri, e siamo andati all'esterno, quindi all'aperto, nell'oliveto, piuttosto che all'interno della pineta, sulla spiaggia. Quindi contestualizzando la lettura in un ambiente naturale, abbiamo utilizzato lo storytelling per dare degli stimoli di riflessione ai bambini, che poi sono stati quelli che ci hanno permesso di realizzare l'attività sul campo, quindi a partire da uno stimolo letterario. Scusa, non so se sentite, c'è il mio gatto che sta miagolando fortissimo, vi chiedo scusa. Ecco, vi invito a sperimentarla sia la lettura a voce alta che l'outdoor education, e vi dico che per esperienza combinare questi due approcci educativi nella fascia di età 3-6 è estremamente efficace. E permette soprattutto di andare a stimolare, andare ad attivare anche quei bambini che sembrano più annoiati, che tante volte sono meno reattivi, ecco, alle attività realizzate indoor. Ecco, questo è l'elenco dei materiali che abbiamo realizzato.
e che sono tutti sulla piattaforma dei risultati, perciò un dizionario multilingue, un manuale di buone pratiche con i giochi ecologici e altre attività, una guida metodologica alla mia fabbrica del riciclo, schede per la realizzazione di varie attività, degli opuscoli per i genitori che sono stati particolarmente utili durante le attività. La sospensione delle attività didattiche perché ci hanno permesso di dare ai genitori in mano degli strumenti concreti per lavorare con i loro bambini. Ad esempio, abbiamo in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali della Maremma, abbiamo aderito a un progetto che si chiama Cross Pollination, forse qualcuno di voi lo conosce, ed è un progetto che chiede la collaborazione del cittadino per il monitoraggio degli insetti impollinatori. Quindi abbiamo chiesto alle famiglie quelle che avevano a disposizione un giardino oppure nel vaso di casa, comunque diciamo l'indicazione del metodo è scegliere un metro quadrato di terreno e osservare quello che accade, con una serie di griglie di osservazione alla portata dell'utente. Quindi se è il bambino che compila la scheda insieme al genitore, chiaramente linguaggio comprensibile. In modo da monitorare l'attività degli insetti impollinatori. Ecco, i genitori si sono trasformati in educatori loro stessi, educatori competenti, grazie all'ausilio di questi opuscoli, di questi materiali creati e messi a disposizione dalla scuola. E poi ecco, Erasmus Days e Twinning Days, che sono momenti di condivisione, di incontro per la diffusione delle buone pratiche. Qui vi faccio velocemente vedere qualche esempio dei documenti che abbiamo realizzato, dei materiali che abbiamo realizzato. L'eco calendario è stato particolarmente apprezzato dalle famiglie e l'abbiamo utilizzato per dare delle tappe fisse alle famiglie, i giorni internazionali, no? In cui si celebra il giorno dell'albero, il giorno dell'acqua, il giorno della terra, perché quelli erano appuntamenti importanti ai quali tutti noi eravamo chiamati a partecipare e a contribuire. Abbiamo realizzato anche dei contest, quindi nello stesso momento nei vari paesi i genitori delle scuole dell'infanzia realizzavano attività e poi si incontravano online o comunque riuscivano a vedere che cosa veniva realizzato dagli altri. Quindi veramente una bella condivisione reale. Un dizionario multilingue realizzato con i bambini e quindi sulle principali espressioni e parole delle nostre rispettive lingue, un manuale di buone pratiche con giochi ecologici e attività sia indoor e che outdoor. Qui ci sono attività che possono essere realizzate in tutti i contesti perché utilizzano materiali di recupero prevalentemente. Vi faccio vedere qualche esempio. Ecco, questo è il progetto Cross Pollination di cui vi dicevo prima. E questo è molto bellino, apprezzato molto dai bambini, è un garage costruito con i rotoli di carta igienica che ospita le macchinine. Quale bambino non ha una collezione di macchinine? E quindi oltre a proporre l'attività didattica, queste sono state veramente molto utili durante la pandemia, i genitori hanno apprezzato tantissimo. Oltre a spiegare l'attività e far vedere come funziona, sono dei veri e propri tutorial. Queste schede permettono anche di riflettere sull'utilità, sul perché di questa attività, quali sono le competenze che vengono attivate. Questo è un registratore di cassa, eccetera, un acquario interattivo. Altre schede didattiche, vado rapidissimamente. Questi sono gli Erasmus Days e gli Twinning Days, ai quali vi invito a partecipare. Ci sono delle scadenze ben definite, se andate su internet le trovate. Gli Erasmus Days sono generalmente a ottobre, ci sono stati ora da poco, e sono eventi molto interessanti perché alle volte si può partecipare anche in modo interattivo e ecco, entrarci con i piedi e capire meglio in che cosa consistono questi progetti e come si realizza la cooperazione tra scuole. Questi sono gli opuscoli di cui vi ho parlato prima. Ecco, interessante, qualcuno di noi ha anche realizzato delle ricette. Ecco, c'erano delle tisane da realizzare, da preparare a casa con i bambini per il sonno, per favorire il sonno, per curare il mal di stomaco, eccetera. Insomma, ecco, mi taccio perché vorrei che rimanesse del tempo per le domande. Ecco, questo era un progetto realizzato, vi dicevo, nell'arco di 3 anni. Questi progetti richiedono tanto impegno, però vi posso garantire che la soddisfazione è immensa perché
la possibilità di collaborare con docenti di altri paesi ci mette in condizione intanto di adottare un atteggiamento di umiltà, perché nel momento in cui mi confronto con l'altro devo essere consapevole che le mie categorie culturali, le mie categorie di interpretazione possono non coincidere con quelle dell'altro. Quindi l'incontro con l'altro docente, con l'altro da me, è di per sé un atto di umiltà e favorisce la crescita personale, ecco, quindi io mi sono sentita molto arricchita sia come docente perché ho imparato tante cose dagli altri, ma anche come persona perché si attivano delle dinamiche che appunto ci mettono in condizione di ascolto nei confronti dell'altro, c'è sempre da imparare, ma non solo, anche di gratificazione perché mostrare le mie buone pratiche mi dà la consapevolezza del valore di ciò che sto facendo, anche la conferma di quello che sto facendo. Quindi l'impegno è tanto in questi progetti, è vero, però il ritorno è veramente grande, sia a livello professionale che a livello personale. Poi ecco, basta vedere i risultati con i bambini e quello che i bambini poi riportano e portano a casa. Vi invito a provarlo. Ok, Simona, io mi interromperei qui e lascerei il posto alle domande se già ce ne sono. Allora, intanto grazie a entrambe, mi dispiace tantissimo che tu sia stata così compressa in poco tempo, comunque ci sarà sicuramente modo di riprendere il discorso perché questo progetto è veramente coinvolgente e interessante. Io ho già risposto a una domanda che era sul foglio Google e nel frattempo, in attesa di qualche altra domanda, te ne vorrei fare una io. E cioè ti vorrei dire questa cosa, effettivamente il lavorare sull'ambiente, quindi in senso ampio, no? In un periodo tra l'altro così particolare come la pandemia, credo sia stato, come tu hai raccontato benissimo, molto interessante sotto diversi punti di vista. E poi alla fine, probabilmente una delle priorità del lavorare su questi progetti è portare a un cambiamento nell'approccio, no? Che hanno le persone ai problemi, alla vita quotidiana e anche il desiderio, la necessità di aumentare la consapevolezza rispetto a un tema così grande, così caldo come quello dell'ambiente. E mi chiedevo se tu, osservando poi i ragazzi a bocce ferme, i ragazzi, i bambini, una volta che questo progetto si è concluso, se hai effettivamente poi nelle piccole cose, nella vita quotidiana di questi ragazzi, notato un mutamento di visione da parte loro rispetto all'ambiente. E ti spiego perché ti faccio questa domanda. Io vivo vicina alla scuola dove tu hai fatto questo progetto e insegno in una scuola del territorio, siamo nel territorio di Grosseto, sia Laura che io. E la scuola di cui Laura parla è la scuola di Castiglione della Pescaia, che è una zona bellissima di mare che probabilmente molti di voi conoscono. Una caratteristica che però devo dire, diciamo, forma questi ragazzi, i miei e probabilmente anche i più piccoli, è quella di non essere consapevoli e non conoscere affatto il loro territorio, l'ambiente che li circonda, non curarsene come se invece questo bellissimo ambiente che hanno tutti intorno parchi, ma anche non parchi, non fosse invece una cosa che salva la vita. Hai avuto la sensazione che questi ragazzi abbiano avuto effettivamente poi nel loro quotidiano un cambiamento di approccio? Ne avete parlato oppure l'hai notato? Allora, abbiamo notato che i bambini sono diventati dei giudicatori dell'agire altrui, ovvero essendo quotidianamente tenuti a risparmiare la carta, spengere la luce, utilizzare il gioco rotto per fare un nuovo gioco, eccetera, i rotoli di carta igienica piuttosto che la plastica, eccetera. Loro, ecco, e anche a mensa, l'attività della mensa, il recupero del mangiare per nutrire il terreno, il compost della scuola, eccetera. Loro stessi sono diventati non solo attori, ma anche dei giudici, perché i genitori ci hanno riportato delle scene anche a casa dove i bambini riprendevano i nonni o riprendevano i fratelli più grandi,
perché magari lasciavano la luce accesa oppure perché sprecavano, buttavano una carta in terra piuttosto. Ecco, sono queste piccole cose, come diceva Nadia prima, sono piccoli atti quotidiani che poi formano la consapevolezza. Quindi sì, noi nel nostro piccolo, chiaramente il nostro target sono i bambini dai 3 ai 6 anni, però abbiamo notato questo cambiamento. E anche la bellezza del, vi dicevo prima, della lettura a voce alta, ecco, loro si sono innamorati della lettura e la cosa bella è stata vedere alcuni bambini leggere al parco con i nonni o con i genitori. Quindi la scuola ha sperimentato qualche cosa che le famiglie, alcune, poi non tutte chiaramente, però alcune famiglie hanno notato, ne hanno visto il beneficio e a loro volta hanno messo in pratica. Benissimo, grazie, grazie della risposta. Nadia, nel frattempo io ho risposto a un'altra domanda sul file, chiedevano come si chiami il progetto dell'osservazione degli insetti impollinatori, cross-pollination, vero? Ho risposto bene? È una Ok. X è il museo che Ah, propone quindi. questo percorso, è il Museo di Scienze Naturali della Maremma, è un Ok, progetto in quindi. collaborazione con l'Inghilterra. Allora, aspetta, cross pollination, vediamo un attimo perché. Allora, Nadia, tu vuoi nel frattempo aggiungere qualcosa sinteticamente? No, no, ho già Qualche. preso tanto tempo. No, 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 ma che semmai. c'entra? No, no, Dimmi. no, no, erano tante cose da dire. Beh, spero di aver dato un quadro generale. Chiaramente sono degli input per diventare curiosi e per insomma, avvicinarsi Certo. ai temi della sostenibilità. E quello che avete detto, il successo del progetto è quando si riesce a coinvolgere. No, niente, Abbiamo perso. Nadia, non abbiamo fortuna stasera. Purtroppo ogni tanto si interrompe, probabilmente ci sono, anzi sicuramente ci sono problemi di I meteo. bambini che diventano veramente, io anche insegno alle elementari, tornano a casa. Sì, qui piove tanto. Quindi il cambiamento, bisogna più dedicarsi ai cambiamenti. In ogni caso, Simona, puoi dire a loro che ci possono trovare, contattare, per avere Sì, anche ma ti sentono, ti sentono, ti sentono, quindi lo puoi maggiori dire anche tu. dettagli. Anche su come creare un progetto in generale, o quindi un progetto Erasmus, si possono contattare, lì Sì. vanno nel sito Erasmus Plus, a parte ci avete l'email, io rispondo diversi giorni a diverse mail per varie cose, appena possibile vi si risponde, quindi insomma siamo a disposizione come ambasciatori. Sì, io direi che se voi siete d'accordo metterei a disposizione le slide in Sì. PDF, se per voi va bene, e io poi così quando mando il link, anzi colgo l'occasione per ricordare che i partecipanti riceveranno una mail con il link alla presentazione, ma anche con un link al questionario di gradimento che ci serve per capire se stiamo lavorando nella direzione giusta o che cosa dobbiamo modificare. Io direi, abbiamo ancora 5 minuti. Un'altra cosa che volevo chiedere aspettate che guardo se ci sono delle domande. È difficile fare. Sì, così è. Allora, sì, abbiamo detto, io ho risposto cross pollination, abbiamo detto invece è fatto con la I, è con la X. Ed è Pollination. un progetto X Pollination ed è un progetto del Museo di Storia Naturale della Maremma. Lo trovate, trovate il link, trovate il sito in internet. La cosa che mi incuriosiva sentendoti, Laura, è tu hai citato i giochi ecologici. Ti riferivi a quelle attività o ti riferivi proprio, cioè, a quelle, che ne so, il garage delle macchinine, quelle attività creative, diciamo, oppure proprio delle attività di gioco, delle routine, diciamo, che avete creato. Allora, sì, poi le scuole hanno agito in modi differenti, però sì, delle routine, per esempio, al momento della mensa, il non sprecare la carta, il non versare l'acqua, il raccogliere le briciole e metterle in un contenitore. Quindi, queste sono delle routine che i bambini le vivono sotto forma di gioco, ma di fatto sono
Comportamenti. Sì, sono comportamenti che si sedimentano giorno dopo giorno. Civiltà, E, diciamo. sì, esatto, quindi un grande lavoro di educazione civica è stato questo, sì. E poi Sì. anche dei giochi piacevoli, quindi con il riciclo, perché poi i bambini sono creativi e hanno inventato veramente di tutto, cioè basta dargli lo stimolo, il garage delle macchinine è diventato l'alveare delle api, poi è diventato le casine delle formiche, insomma, ecco, la fantasia non gli manca, quindi i giochi si sono moltiplicati grazie a loro. Certamente, ma io vorrei aggiungere una cosa, poi ci salutiamo. Pensavo che sicuramente il tema dell'ambiente è un ambiente, noi abbiamo parlato della scuola primaria, ma sicuramente anche la scuola secondaria di primo e secondo grado possono usare moltissimo i Twinning ed Erasmus, proprio con un focus sull'ambiente. Basti pensare, per esempio, al curriculum di educazione civica, che a volte si trasforma, e mi riferisco alla scuola superiore, ad un insieme di diciamo, moduli che vengono un po' ripartiti a cavallo fra le varie discipline, no? Invece l'ambiente effettivamente è che esiste come tema, certamente, ma è sicuramente in chiave Erasmus e in chiave Twinning. Vi hanno spiegato, anche se sinteticamente, che insomma un progetto e Twinning è un'attività che si può anche, diciamo, avviare in modo, si può avviare senz'altro in modo semplice, ma anche semplicemente volendosi confrontare con un'altra scuola per vedere nuove. Per vedere modi di vita differenti, abitudini diverse, regole, stili di vita, climi diversi, per cui è veramente un luogo dove ai ragazzi e alle ragazze si apre la mente e si insegna loro il confronto e così l'apertura all'altro e all'altra. Per cui, insomma, sono delle ottime palestre di vita, secondo me, no? Questi progetti, come si diceva e come abbiamo sentito. Sì, ti interrompo un attimo, Simona. A questo Certo. proposito, abbiamo realizzato 2 anni fa, sempre a Castiglione, un progetto e-twinning tra scuole secondarie di primo grado che prevedeva il coinvolgimento di Italia, Francia e Spagna, tre scuole situate in zone dove è presente l'acqua come risorsa fondamentale, quindi il titolo del progetto era The Water Life, e è stato chiesto agli studenti di raccontare agli studenti delle altre 2 scuole perché l'acqua è importante nel proprio territorio. Castiglione della Pescaia, la scuola si trova vicino alla Diaccia Botrona, che è un'area salmastra, un'area di palude, la scuola spagnola si trova sul mare e la scuola francese tra mare e fiume. Quindi i ragazzi si sono quasi, è stata una challenge, si sono sfidati a vicenda a chi era più bravo a raccontare il perché l'acqua è importante nel mio territorio. Quindi è stato un percorso disciplinare importante, multidisciplinare, che ha visto il coinvolgimento dei docenti delle varie discipline ed erano i ragazzi che andavano a chiedere al docente di scienze: ma perché l'acqua della palude è salata? Ma perché è importante filtrare, eccetera. Quindi sì, la collaborazione su eTwinning permette agli studenti, a partire dalle scuole secondarie, forse anche le primarie, perdonatemi questa informazione mi manca, di collaborare in piattaforma e di dialogare tra loro, di autoformarsi, ecco, veramente una peer education. Benissimo, allora sentite, puntualissimi rispetto anche all'orario d'inizio, speriamo che non accada più di avere tutti questi problemi, intanto io interrompo la registrazione.